Si tinge di verde la stazione ferroviaria Libertà di Palermo. La D'Agostino Costruzioni, impresa irpina, con uno sprint in estate, arriva oggi al taglio del nastro con le autorità, presidente della Regione Sicilia, presidente di RFI, il sindaco di Palermo, un'opera attesa soprattutto dai palermitani lungo l'anello ferroviario. 100.000 abitanti di questo quartiere che potranno prendere la metro ferrovia e collegarsi anche al passante in direzione porto e aeroporto. Una bellissima giornata, una città che cresce, una città che migliora la propria mobilità interna a favore dei cittadini. È un impegno delle istituzioni, un impegno corale, non è la vittoria di qualcuno. Che possa favorire il trasporto pubblico di massa e che possa quindi evidentemente consentire un decongestionamento rispetto agli attraversamenti attualmente indispensabili per il centro, di modo che si possa effettivamente pervenire razionalmente e gradualmente a una implementazione delle zone a traffico limitato e delle zone pedonali. Collega una zona nevralgica della città dove vi sono esercizi commerciali e dove finalmente vi potrà essere un facile accesso anche a scuole, ad altri servizi come l'Agenzia delle Entrate ed altri ancora. Insomma, finalmente stiamo realizzando un cambio di passo. Ci sono altre due fermate che dovremmo completare quanto prima di questo primo lotto. Poi abbiamo un secondo lotto che chiude l'anello da completare. Quindi diciamo che la Sicilia da questo punto di vista sta lavorando tanto dal punto di vista infrastrutturale, ma soprattutto con le reti ferroviarie italiane e Italferne. Abbiamo ricevuto degli apprezzamenti da parte della gente, anche perché siamo stati attenti ad alcuni suggerimenti che sono arrivati dalla città, e quindi questo in qualche maniera ci conforta e speriamo che la struttura venga mantenuta così come si trova adesso.